Una testimonial d'eccezione, vulcanica, divertente, coraggiosa, ma soprattutto una grande campionessa nello sport così come nella vita. In due parole, semplicemente Bebevio. L'atleta paralimpica di Scherma si è esposta in prima persona nella campagna di sensibilizzazione Una vita da social, un progetto che mira al contrasto dei fenomeni di cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto della tecnologia. Iniziativa educativa realizzata dalla Polizia Postale, selezionata lo scorso dicembre 2016 dalla Commissione Europea tra le migliori pratiche a livello internazionale. Io ho denunciato tutti, poi sono poliziotta delle Fiamme Oro e quindi abbiamo denunciato subito tutti, quindi è andato anche male. Però poi alla fine bisogna riderci su, bisogna riuscire a prendere le cose con serenità e ripartire, insomma. Abbiamo la fortuna di non essere da soli, c'è la polizia che ci aiuta tanto. Io ho fatto un passaggio diretto, però comunque mi sono resa conto che anche tante altre persone, comunque la polizia postale ovunque, basta cercare su internet, dato che comunque è tutto attraverso internet, i numeri di telefono ci sono veramente ovunque. L'ennesimo riconoscimento stavolta è arrivato dal Campidoglio. La sindaca Virginia Raggi ha voluto premiare la campionessa delle Fiamme Oro nell'ambito di un evento che ha visto coinvolti studenti, genitori e insegnanti sui temi della sicurezza online. Bisogna darsi da fare, bisogna volerlo sconfiggere più che voler essere le vittime. Anche quello è un passaggio da imparare a fare forse, perché è tanto comodo fare la vittima, però forse è più difficile riuscire a sconfiggerlo, però se ti deve fare alla fine stai bene. E per finire un'esibizione di Scherma a due passi dal Campidoglio per ritrovare la gioia di stare insieme, magari di appassionarsi ad uno sport che insegna i valori dell'amicizia, della lealtà, della sana competizione e soprattutto del rispetto reciproco.